da favola. Eccoci qua con il nostro amico Luca. Sono le 8:30 del mattino, tragitto in macchina infinito per la nostra trasferta estera. Siamo nella Svizzera, Canton Ticino, Svizzera, e andremo a fare una gara particolare che non è proprio nelle corde né mie né di Luca. Eccoci arrivati a Quinto, qui c'è la stazione di Piotta, la stazione della funicolare, e questo è quello che dovremmo affrontare. Vi assicuro che fa paura. Sono 4129 scalini. No, 4361. Vabbè, ragazzi, stiamo dando i numeri. In un chilometro 3, quasi 800 metri di dislivello. 89% di pendenza media. Vi assicuro che fa impressione. Da vedere, da vedere, devo dire che è scioccante. Porca vacca. È scioccante. Va bene. Ce la faremo. La portiamo a casa. La portiamo a casa. Lì in alto si arriva in qualche modo. In qualche modo. Ore 10. Noi siamo pronti. In parcheggio, effetti, parcheggio comodo, perché siamo praticamente all'aeroporto civile qua. Aeroporto privato. Alla Svizzera maniera, diciamo. Esatto. Sempre dei pulcini selvaggi. Sì, pulcini selvaggi, ma sono dentro il bambino. Il nostro ultra ce la fa. Quando non vedi l'ordine crescendo. No, fa niente, guarda. 5, 4, 3, 2, 1 ed è partita anche la Lilla del team Your Coach. Saltelli sul posto, gradini uno dopo l'altro, mentre con una ottima action cam, un baffo birichino, abbiamo con noi il piacere di avere Alessandro, ultra baffo. Grandissimo, guarda, posso? La dice, che bella. Allora, Alessandro correrà tutta la gara con o senza la action cam? La metto via anche. Grandissimo, allora te la lascio, ti lascio concentrare, buona gara. Siamo partiti e l'antipasto è questo. Ripide, ripida, così. Sono già fisso circa 163 battiti e vorrei non superare quella soglia. Sto alternando gradini 2 a 2 con gradini singoli. Spero sia una tecnica che ripagherà. Non è roba per me, però ogni tanto bisogna dare stimoli diversi. Qui si fa fatica anche a superare, perché la scalinata è molto stretta. Mancano 740 metri. La pendenza qua si fa estrema. Ripeto, 89% di pendenza media. Ok, sono abbastanza bene. Fino a qui ho gestito. Siamo a... mancano 430 metri alla vetta. Passato più di 10 persone, non so quante. Dai cazzo! Dai! Dai cazzo! 300 metri! Grazie, scusa. Porca bestia. Metri. Dai, 60 metri. Adesso devo dare tutto. Tutto quello che ho. Non filmerò più. Alessandra! Ma vieni!
E sono stato sotto i 40 minuti, 39,57. C'è una vista della Madonna. Ho gestito, quindi bene, bene, bene. Cioè, non sono mai andato in crisi regolare. 164, 165 battiti. Quindi potevo risicare qualcosa, però sono stato sotto i 40 minuti, sono contentissimo. Ed ecco che arriva Luca. Grazie. Sprinta! Intanto. Vai Luca che è finita, dai, dai! Alessandro Ghiaccio per mezzo, poi Fabio, Zanzucchi, 5-12, non è forte! Andiamolo a beccare. Eccolo qua! Grandissimo! La medaglia! Grande Luca! Vai! Grande! Ed è finita! È finita! Sotto quasi 4 minuti al mio tempo! Quanto hai fatto? 47! 47! Grande Luca! Cosa sei venuto su te? 30? 39,57! Sei un mostro! Siamo bravissimi! E adesso? Rinfresco e poi discesina! Discesina! Io mi sono messo la giacchetta perché faceva freddo! Per la serie non ne abbiamo mai abbastanza! Adesso ci spariamo 8 km in discesa! Un ultrabaffo, sempre migliore compagnia! Prima salita, qui c'è la neve, prima salita, poi discesa. Non ci basta mai. Il livello più, il livello meno. Ecco, abbiamo pure sbagliato strada, c'è pure un punto dove è tutto franato. Una mega frana. Qui indicazioni non ce ne sono, sassi in giro. Sì, anche un bel buchetto. Un buchetto da sasso. Questo è un sasso che è venuto giù, sì, da sopra. È questo che ha fatto quel buco lì. Adesso basta solo che faccio un rutto, viene giù tutto. E comunque è un gran bel posto. E comunque abbiamo sbagliato pure strada. Ah, forse si vede. Ecco dove si scende. Ma vaffanculo. Ecco. Comunque c'era anche legata a caduta sassi. E noi, ovviamente, caduta sassi, noi. Noi si va. Sassi, noi si perché va. Noi only the brave. Meno male che almeno un po' di tacchetti ce li ho. Eccolo lì. Dopo la scalinata, sbagliato strada, la neve con caduta, mi stavo ammazzando in una pozza di fango. Adesso sembra che abbiamo imbroccato la strada giusta, ma non è detto. Ma non è detto, perché magari ci troviamo, che ne so, in un'altra valle. Sembra un sentiero principale, però non lo so. Corricchiamo, andiamo, prima o poi arriveremo, si spera. Di sicuro stiamo scendendo. Sembra che abbiamo beccato la strada giusta, sì, grazie a un tizio che faceva da apripista, perché sennò qua eravamo ancora a vagare per la Svizzera. E abbiamo deciso educatamente comunque di sorpassarli. Esatto, quindi dopo che abbiamo beccato la strada. Va bene, adesso c'è l'asfalto, quindi è un buon segnale. Qua sembra che c'era un posto che voleva ospitarci. Eccolo lì, il tizio, dobbiamo seguire il tizio. Adesso seguiamo il tizio. Ce la faremo. Ho voglia di una birra. Sono 6,5 km che cerchiamo strade, un'ora. Sembra che ce l'abbiamo fatta. La birra è in macchina, la pasta anche, sperando che non è troppo calda. Si sarà anche scaldata la pasta si è scaldata, la birra speriamo di no. Oh Luca, non eccoci. Potevamo chiudere meglio con questa bella birra rossa. Siamo soddisfatti della salita e anche della discesa. Anche della discesa, un bel
mini trail e anche della panoramica generale. Quindi adesso la medaglia ce l'abbiamo e la birretta pure è pure fresca, quindi ultra baffo non sbaglia sulla birra, mai. Sulla temperatura della birra mai. Questo è il secondo premio, alla prossima. L'altro premio ce l'ho a casa, che sono i miei figli. Alla prossima, ciao.